Signore e signori, buonasera. Buonasera a tutti. E baciamo le mani a tutti. Agli amici, ai non amici, ai parenti, agli affiliati, ai simpatizzanti, insomma, a tutti buonasera. Alle ragazzine, ai ragazzini, ai neonati e ai pre. Benissimo, a tutti, diciamo. Signori, voi sapete benissimo che questa sera avremo con noi... Voi sapete benissimo che questa sera avremo con noi... Avremo con noi... Che c'è? Avremo con te... Si è perso la battuta. Parola mia, ce l'avevo qui. La battuta del copione. Ah, non mi parlare di copioni perché li odio tutti, guarda. Chi? Sì, perché quando andavo a scuola e facevo il compito, c'era sempre qualcuno che allungava il collo... Per copiare, va bene, perché? E come? È normale, no? Quello copiava il compito mio. Ma fra compagni si fa questo. Vabbè, fra compagni, ma poi se gli dicevo qualcosa mi menava pure. Senti, io parlavo del copione, della sceneggiatura, insomma, come lo chiami? Lo chiamo così. Ma che chiami il copione col fischio? Ma che l'hai preso per un cane? No, il copione no, ma chi l'ha scritto sì. Va bene, va bene.
ci siamo messi d'accordo di ricominciare da capo. Va bene. E allora, signore e signori, amici, ci deve come prima, diciamo che abbiamo scherzato, abbiamo voluto fare un tuffo nel passato. Eh sì, perché lo spettacolo di una volta era tutt'altra cosa. Noi ci affidavamo alla battutina, al doppio senso, al trisenso. E quindi erano cose che. E poi il comico doveva essere molto deficiente. Sì. Più era deficiente, più la gente rideva, insomma. Perché la gente che era scema. No, la gente, per carità, ma allora? Non ti permetto di dire queste cose. La gente era diversa e poi vedi, non c'era ancora la televisione, no. Meno smaliziata, sì. Poi ci stava davanti. Il pubblico così. Stava là davanti a ci noi. Ci apprezzava certo. di più pubblico. C'era un contatto diretto. Beh, due 300 persone quando andava bene. Non sono i milioni di telespettatori di oggi. Vabbè, ma la televisione non c'era, Ciccio, esatto. Io l'ho detto. Non c'era e poi non aspettavo. L'indice di gradimento di ascolto. No, i pomodori li buttavano subito, ce ne davano subito. Pomodori, melanzane. Ortaggi in genere. La sera ci facevamo il minestrone. E anche l'insalata mista, insomma. L'insalata mista. Certo, è cambiato un po' tutto. Sì. Però io sono del parere. Sì? Che lo spettacolo non bisogna farlo per il pubblico, no. Ma con il pubblico. Certo, capisce? Certo. Questo è importante. Certo, è logico. Diciamo con la complicità del pubblico. Ciccio, come parli bene. La complicità del pubblico. Quando dici queste cose ti ammiro. Ma sono serate. Ecco, sei veramente bravo. Con la complicità del pubblico, certo, tutti, certo, insomma, così. Tutti così. Cioè, diciamo, nella stessa barca. Nella stessa barca tutti insieme, per divertirsi insieme. È perché siamo tutti, capisci? Quindi vogliamo dare inizio a questo spettacolo. Diamolo. Diamo inizio con la nostra passerella. Ti sei perso un'altra battuta, vedi come le perde le battute, perché? Figlio mio. Ma allora ci avrò le tasche bucate. No, lo so. Se perdo tutte le battute. La passerella è nel finale, sì. Che c'è? Va bene, noi inizieremo con la passerella iniziale. È la stessa cosa, sì. Ciccio, io ho l'impressione che abbiamo combinato un sacco di guai, perché qua non ci capisco più niente. Non ti preoccupare, tanto la presentazione l'abbiamo già fatta. Sì, la presentazione l'abbiamo già fatta, però ci siamo dimenticati una cosa importante. Che cosa? Non abbiamo presentato la nostra prima donna, la nostra soubrette. È di Vic Fenech. Solo che non è arrivata. Non è arrivata, ma arriverà, ovviamente. Certo, noi siamo sempre arrivati. Sempre, puntuali. Vorrei dirti a questo punto, tu lo sai come sono fatte le donne? A me lo dici come sono fatte le donne? No, dico, tu lo sai come sono le donne? Sì, sono bellissime. Si attaccano allo specchio come le mosche, non si staccano più, che stanno lì. Senti, gli sarà successo qualche cosa, non so. Che ne so io, quella non si... Il traffico, qualche cosa gli sarà successo. Va bene, ma dico adesso che facciamo noi? Che facciamo? Non ti preoccupare. Chi è? Facciamo. Dopo. Mi scusi, signore Ingrassia, ma se la signorina Fenech non arriva, posso sostituirla io? Tu? Certo, ho seguito tutte le prove. Ma no, non è il caso, guarda che non è il caso. So cantare. Sì, lo so, ma... E so ballare, e so anche recitare. Va bene, ma non è possibile, figlia mia. Ho imparato tutta la parte. D'accordo, ma non puoi... Scusami, come ti chiami? Io Cristina. Cristina, perché non l'hai chiesto a me? Ah, perché lei me l'avrebbe fatto fare? Beh, può darsi, sai. Dimmi una cosa, tu... Tu sei francese? No, io sono di Gorgonzola. Vabbè, ma mica, della provincia. Mica possiamo fare lo spettacolo al Gorgonzola, insomma.
Perché bisogna parlare francese, la Fenech parla francese, le citou, le citou, le conti, d'avon. Quindi mi dispiace, la Fenech è insostituibile. Non ti preoccupare però. Ha ragione, va bene, va bene. Comunque io sono a vostra disposizione, sì. E questo è il mio indirizzo. Lo prendo io, lo prendo io. Organizzate, dai. Ciao. Ciao. Ciao, Franco. Franco, che saluti qui. Dobbiamo pensare allo spettacolo. Oh, guarda che una gran bella, sì, ragazza. Sì, ma pensa allo spettacolo, perché a questo punto, un signori... Un bel pezzo di a figliola. A questo punto io già... Sì, lo so. Ma sì. Pensa alla Fenech. A una Fenech spaziale tipo Guerre Stellari. Stellari. Sì. Odissea nello spazio. Nell'ospizio. Forse non mi spiego, a me piace moltissimo, è bellissimo, però la vorrei vedere in un'altra situazione. Senti, stai criticando. No, non critico. Dimmi. Non critico, mi sembra quella del film La Corona di Ferro, Elisa Cegani. Ma non Elisa Cegani. Lo so, quella... È la Fenech. Comunque, sì, ti piace? Però la Fenech a me così non mi piace, non mi piace. E allora che facciamo? Che facciamo? Facciamola tornare indietro. Ma che bello, ti vedo scontento. La Fenech in tuta speziale. Sì, farmaceutica. Spaziale! Ah già, spaziale. Perché come la vorresti, scusa? No, io la Fenech la vedo in un altro modo. Come, come? Per esempio, vedi, per me la donna, sì? È la regina della casa. Beh, questo lo so. E quindi la vorrei vedere, non so, in cucina. Ah, ecco, casalinga! In cucina, tra i fornelli, sì, con pentole, pentolini, sì, che prepara tanti piatti. Pietanze. Capì? Tanti piatti, e poi a tavola così te la serve calda calda. Oh, okay. Hai capito? Cotta e mangiata, insomma. Cotta e mangiata. Ma chi è che non vorrebbe avere una donna come la Fenech in cucina? Chi? 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 Solo tu.
bella. Bellissima. Sei stato accontentato? Paradisiaca. Bella. Senti, e adesso? E adesso dobbiamo fare lo sketch. E come? Lei non c'è. E beh, e allora? Come si fa? E come si fa? Io direi, noi facciamo lo sketch, anche se siamo in due, e voi ci aiutate ad immaginare la Fenech che sta recitando insieme a noi. Ecco, e allora? Ecco, spiega la trama, la esatto. Trama. Ecco. Chiediamo la vostra collaborazione. Immaginate un appartamento di lusso, con mobili di lusso, un signore di lusso, un amante di lusso e un ladro che non è di lusso. Ciccio, come parli bene? Come parli bene, Ciccio? Ciccio! Non è che sono emozionato, è questione che mi devo decidere a chiamare un fatto. Apila, apila, no, non ti preoccupare. Ecco. Ah. Ecco ancora. Qua. E ci siamo. Un altro giretto. Ah, ecco. Vieni. Questa è una parte del mio regno. Vieni da questa parte. Eh? E questo è il nostro nido. Ti piace? Non so. Mi sento a disagio. Come se qualcuno ci spiasse. Qualcuno ci spiasse? Qui? Ma chi vuoi che ci spia, amor mio? Ma chi? Qui siamo soli. Siamo solissimi. Il micio e la micia. Su, spogliati. Lo sai, tu non ci crederai, sono 3 mesi che aspetto questo momento. Dico 3. A proposito, lo sai che l'altro giorno hai incontrato tuo marito? Grazie. E mi guardava con certi occhi che quasi quasi mi faceva pensare che sapesse qualcosa, mi credi? Vieni, vieni mia amicetta, vieni. Oh, non sei così impaziente. Ah, ma tu mi vuoi bene? Ma certo che ti voglio bene. Io lo dirò. Ti amo, ti amo, ti amo. Ah, ancora? Ti amo, ti amo, ti amo. Oh, perché non metti un po' di musica? Certo che metto un po' di musica. Vuoi una musica romantica? Sì. Come me? Quello che piace a me. Ma sbaglio, mi fa... Strano. Eppure avrei giurato che fosse... Quando sono vicino a te perdo la testa. Signora, permette questo ballo? Amore. Sentito cosa? Un rumore. Ma che rumore? Ti ho detto che siamo soli, eh? Sicuro? Ma sicurissimo. Se non venisse a sapere mio marito. Tuo marito? Sì. Ma
Non mi hai detto che è a New York? Oh sì, per fortuna. E allora? E allora? È così geloso? Sì. Che se lo venisse a sapere, che mi ammazzerebbe. Ah sì? Anzi, ci ammazzerebbe tutti e due. Ah sì? Mia moglie invece no. No? No. È per questo che sei così tranquillo tu. Ma che tranquillo, farebbe di peggio. Pensi che la prima cosa che farebbe è di togliermi le azioni della sua società, sì, perché io sono un prestanome. E poi mi taglierebbe i viveri. No! Ma che importa, che importa? Per te io farei tutto. Adesso pensiamo ad altro, vuoi? A solo pensarci mi dà la pelle d'oca, sai. Ma noi non ci penseremo, vero? No, tanto né tua moglie né mio marito lo sapranno mai. Stringimi, sì. Ma e lei chi è? Un ladro. Addio, un ladro. Un ladro? Ma perché non si vede? Ma e me lo dice così? Se vuole glielo dico in musica, cantando, in inglese, in tedesco, in giapponese, in cinese. Dica, dica. Ma non mi crede? Va bene. Le do subito una dimostrazione. Cosa c'ha al collo la signora? È un mio regalo, una collana. E io glielo gratto, glielo rubo, glielo sgrappigno, me lo prendo, me lo metto in tasca. Sì? Sì, perché sono un ladro. Beh, ha capito? Lei è un ladro? Sì. E io telefono alla polizia. Bravo, bravo, oh. E va bene. E il numero glielo do io, se non lo sa. Sì. 113-103. Oh, molto gentile, gentile, molto gentile. Telefoni, telefoni, così ci faremo quattro risate. Sì, sì, faccia pure lo strapotente. Voglio vedere se continuerà a ridere quando la sbatteranno in galera. Ride bene chi ride l'ultimo. Appunto. Pensi a sua moglie quando lo apprenderà leggendo i giornali. O al marito della signora quando rientrerà da New York. Caro, tu non puoi chiamare la polizia. Non posso chiamare la polizia. No, non puoi, non ha ragione può. Lui. Ha ragione la signora. Non può. Se mi consente telefono io alla polizia, il ladro sono io. No. Come no? E loro mi hanno scoperto nel loro appartamento, sì, che rubavo, e mi scuso. Non importa. È una questione di etica professionale. Io mi denuncio. No, ma lei è fissato. No, mi faccia denunciare. Ma lei io sono un ladro. Lei ha capito, ho la mia mi permette, mi permette? Perché? Sì, sì. No, perché mi devo accomodare? Scusi, perché lei è un ladro? Perché? E come perché è un ladro? Ma no, ma sono stato costretto, le avversità, la sì, vita. Sì, lei si vanta di essere, ma che in fin dei conti lei cosa ha rubato? Che come cosa? Che cosa ha rubato? Guardi, sì, guardi nel sacco. Ma che cosa ci sono sovrammobili? Mi ero preso la radio, il suo accendino d'oro, tutta l'argenteria. Sì, ma sciocchezze! Come sciocchezze? Come sciocchezze? Vede, caro giovanotto, per essere ladri bisogna saper rubare. Guardi, non mi offenda perché io sono uno dei più bravi. Sì, sì, mi chiamano Manolesta. Sì, sì, ma lei non conosce me. È un collega? Beh, in un certo senso, sì. Ladro pure lei? Beh, diciamo che e io. E qual è la sua specialità? Beh, no, non certo appartamenti. No? No, no. E allora, guarda, la ecco. banche. No. Dille. No, niente di questo, no. Guardi, lei conosce l'IVA, naturalmente. Sì, la Zanicchi, la conosco, ma non mi piace. No, dico l'IVA, la imposta valore aggiunto. Ma io non conosco tutte ecco, queste cose. Le tasse. Che cosa? Lei fa il traffichino. Ecco, io le fatture. Nero, bianco, fatture. Non per niente lei vede questa bella casa. Certo che è bellissima. Io sono ricco, eh. Lo vedo, per stare vicino a una donna così bella. Ma la sei, perché stai così imbambolata? Fai qualche cosa. No, mi dispiace. Guardi, io l'ho fretta. Mi telefono subito alla polizia, mi faccio arrestare, non se ne. Ma no, non si sta! No, guarda. Un whisky, un cognac, un caffè. Un caffè. Un anello col brillante. Beh, l'anello col brillante, il caffè. Accetto le due cose volentieri. Il caffè con molto zucchero. È buono, è vero? Su, vai in cucina, cara. Dove? E la cucina è di là. Già ho visitato tutto l'appartamento. Grazie. Vai. caro signore, bene, noi lei ancora non ci crederà, sì,
ma la vita del ladro è una vitaccia. Mentre tutte le notti la gente se ne va a letto in dolce compagnia, stando al calduccio, lei invece il ladro gira al freddo, lavora, al gelo, lavora senza assicurazione, senza pensione di invalidità in vecchiaia, senza avvenire. Lei pensi che bisogna continuare a svaligiare appartamenti? Questo è il terzo, lo capisci? In una sera, quindi, il terzo appartamento. Quindi straordinario. Io non ce la faccio più, ve lo dico a lei. Sì. Si può fare questa vita? Ma certo. Me lo dica lei, si no, può no, fare? No. E no, per arrotondare, c'è appartamento, quattro, non c'è più niente, nemmeno dentro. Come si chiama lei, signor Mano? Io sono Francoforte. Ah, Francoforte. Francoforte. Senta, se vuole io le posso dare una mano, diciamo, per arrotondare. Vuole venire a rubare con me? No. No, guardi. Ecco. Le piace quel quadro? Ma quello non è un quadro, quello è una crosta. Ma che cosa dice una crosta? È una crosta, te lo dico io. Questo è un Miró originale. Un Miró? Un Miró. Ma guardi che l'hanno fregato. Ma quanto l'ha pagato? Ma 20 milioni. 20 milioni? Guarda, se lo dice lei, guarda, se lo dice io non me ne intendo. Dove lo mettiamo? Comunque lo metta dentro il sacco. Ecco, non ci penso. Contento? Certo, però lei lo deve capire. Non è che uno con 20 milioni risolve il problema. Certo che no. Come lo risolve il problema con 20 milioni? Mi consenta. Prenda il Ming. Ma lei di che Ming sta parlando? Ma di quello cinese. Guarda. Quale cinese? Lei c'ha un Ming cinese. Io non capisco, ma come va? Io penso che questo Ming fa per lei è un cincion. Un cincion? Sì. Questo qui? Cincion. Cinese? Sì. Io sono convinto che questi vasi così li fanno in Sicilia. Ma no. Questo è un cibuncia. Cibunci come lei, ma io l'ho pagato 60 milioni. 60 milioni? Ma se lo dice lei, lo metta nel sacco. Lo metta nel sacco. Non si preoccupi. Buone. Brava. Bella donna, eh. Da invidio, bella donna. Ah. E qua, tutta la caffettiera. Sì, dico, sei d'argento, perché sai. È argento puro. Ah, sì, perché non vorrei prendere fregature. 900, modestamente. 900 lire. No, 900 che sì, qua. Che lo mette nel sacco? Sì, lo metto sempre nel sacco. Ecco. Ottimo. Beh, è un po' amaro, io non prendo, sai. E poi c'ho il diabete. Guardi che il sottotazza non è d'oro. Sì, lo so, però io sai che faccio? Sì. Mi prendo il caffè tutto. Sì. E metto tutto qui nel sacco. Allora lei conosce anche l'oro così a occhio nudo. Ma lei che pensa che io sono cretino? Me lo dica, lei pensa che io sono cretino? No, certo che no, è chiaro. Va bene. Che fa? Guarda. Ma cosa fa, tocca? Scusi, ma lascia fare, ma che cosa fa? Il signore non sta facendo niente di male. Che fa lei, tocca? Sto toccando. Ma che tocca? Toccavo il vestito. Ah, il vestito, bello. Bello. Gliel'ho fatto io. Ah, gliel'ha fatto lei? Sa com'è. Bello. E io sto pensando a quella poveretta di mia moglie. Che fa? Che in tutta la sua vita non ha mai avuto un vestito così. Poveretta. Ma io... No, io telefono alla polizia e mi faccio... Lasci stare, hai capito? Senti, cara, per cortesia, togliti il vestito e dallo al signore. No, non lo permetto. Io telefono alla polizia. Lasci stare il telefono, è un gentile pensiero mio. Ma è di barocco questo vestito. È di barocco. Ah, ma allora anche lei è una collega. In che senso? E ha rubato il vestito a barocco. No, di barocco ero lo stilista barocco. Lo stilista... Ma toglitelo. Vabbè, è bello, sa, mia moglie, poverina, non l'ha mai capito. Svelta. Queste donne. Sì, prego. Sai, è la stessa corporatura sua moglie. Sì. Quasi. Sì. Farà una figurona. Sì. Come vestito è molto bello. Ecco, mi fa una cortesia, lo metta nel sacco. Sì, certo. Lo metta nel sacco. Ecco, con delicatezza, Con delicatezza. Grazie. Ecco, così. Beh, contento. Contento. Vuole qualche altra cosa? Non so. Certo che se avesse pure la pelliccia. La pelliccia? Certo, perché col vestito se c'è pure la pelliccia. Dai la pelliccia al signore! Una pelliccia in più, c'è lui! Mi fa un'altra cortesia. Sì. La metta nel sacco. Nel sacco. Sì, la metta nel sacco.
E mi dispiace, signora, ma sa, mia moglie non ha mai avuto né una pelliccia e neanche un vestito. Adesso ce l'ha. E neanche un vestito di cocò. Barocco. Barocco, di barocco. È stato un piacere. Senta, però mi sta venendo così una cosa, sa. E come faccio a portarla in giro, mia moglie? Lei tutta elegante, col vestito di barocco, là, lei... con la pelliccia, e io... Vabbè, si metterà uno smoking. Certo. Basta così, basta, no, non dica più una parola. No, non dico una parola. Dica. Se, mi faccia la cortesia. No, se vuole telefona alla polizia. No, lo metta nel sacco. Ecco, lo metto nel sacco. Nel sacco. Senta, il pantalone le andrà un po' lungo, e se lo fa accorciare. Non si preoccupi. Ecco, non si preoccupi. Grazie. Veramente gentile, grazie. Il telefono non è... No, guarda, lasci stare il telefono. Il telefono niente, va bene, guarda. No, non dimentichi niente. No, non si preoccupa. Non si preoccupa. Il suo cappello, bravo, sì. Mi porto tutto. Il giornale è suo, quel giornale? Sì. C'è altro, no, c'è altro. Faccia lei. No, niente. Senta, io me ne vado anche perché loro hanno qualcosa da fare, va bene? Signora, mi scuso. Scusatemi tutte e due. È stato un piacere. Sa, perché questo è l'orario che incontro sempre la guardia notturna. O vuole che l'accompagno? No, grazie, stia comodo. Fate i vostri comodini. Buonasera. Arrivederci, Scusatemi. Arrivederci. Buonanotte. E ci saluti la sua signora! Finalmente se n'è andato, cara. Volevo ringraziarvi per il caffè. Buonanotte.